No, 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 non rifare lo stesso errore. L'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo sempre fatto questo errore. L'abbiamo sempre fatto questo errore. Ma qui c'è un boss. L'ho visto adesso. No. Che boss è? Di nuovo Margit. E don di nuovo Margit. Margarit. Sembrava lui. Sembrava Margit. Possente drago. Tu sei un erede legittimo. E non è lui, perché è Alasha, deve essere un fratello. Donna, forza, un tuo consanguine. Innalzami verso nuove vette. Vuoi dirmi che devo combattere un cavaliere che sta su un drago? Bene. Mi ha percepito il bastardo. Ok, ha più di due mani. È palese che abbia più di due mani. Miserabile senza... Ok, ha tante più mani. Con velleità da lord. Oddio mio. E quella ci sembra molto cattiva. In ginocchio. È un ordine. Ma smetti. Sono il signore di tutto quanto ed oro. Tu sembri un po' fuori di testa, eh. Il fatto è che ha due Ash. Godric l'innestato. Ah, è Godric, quello di cui parlavamo prima. Ma lui è un lord. Mi pare che lui sia un lord, sapete? È un fake, è un fake. È un fake. È da tanta vita. Ok, questo è un danno dato. Ed è doppio, adesso lo saprò. Con culo enorme, sono riuscito a schivare il secondo. Questo sarà tosto. Perché così tante mani, Frank? E qualcosa mi suggerisce che sia un fake e lui riesca dopo la metà fase diventi molto cattivo. Oddio. Questo è un attacco nuovo, Frank. Oh, porca miseria. Oppure l'innesto ti è congeniale. Ma che cavolo vuol dire? Ma parla per te, scemo. No! Ok, non lo knock up, non lo spinge indietro. Sembrerebbe avere molta resistenza alla magia. Oh no, 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 scusami. No, 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 non fare queste... No, ma cos'è? Questo è barare. Io non posso fare queste cose. È troppo scoppio ritardato. E non posso neanche andargli da dietro. Vabbè, ma questo... Questo è un fake. Poi! Quasi. Beh, apprezzo il tentativo, di prenderlo. E di nuovo farà quella cosa lì, del torrente. Oh merd. Sarà per domani. Assomiglia molto a Margit, però, eh. C'è qualche modo... Il fatto è che questo dardo fa cagare perché ha troppa poca distanza. Dio mio. Oh, porca miseria. Sapete che ho tantissima paura. Ehi, vabbè. Come cavolo faccio a schivare questa roba? Scusami, non ho neanche il tempo di saltare. Forse devo semplicemente scappare quando lo fa. Sembra molto cattivo. È abbastanza prevedibile questo attacco, diciamo. Non è difficile da schivare per ora, per ora. Ok. Oddio mio. Ma no, lui... cosa devo fare qui? Cioè... Porca miseria. Tanto mi sono fatto colpire come un babbeo. Cosa? Ho perso metà delle mie anime. Fermo! Sto controllando. Prima ne avevo 1500, ne sono sicuro. Ho perso delle mie rune. Anime, rune, come vogliamo chiamarle. Eh sì, ne ho perso un paio. Ok. 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 Non ho più mana. È vero, posso evocare la medusa e avvelenarlo. Non importa, va bene così, va bene così. Era nei miei piani morire. No. Non credo che la medusa farà mai in tempo ad avvelenarlo perché... Molto suino. Ah, ma per fortuna la medusa vola, quindi è immune a questo attacco. Alla grande.
Medusa! Tu devi spiegare se sei stupida. È stupida. Ok, è stupida la medusa. Dio mio. Posso rievocarla? No, non credo. Penso di poterla evocare solo una volta per battaglia. Ok, sarà per domani, ragazzo. Ok. Ok. Per fortuna, a parte alcune pattern, a parte il fatto che io sono saltato qui tipo 30 volte, a parte alcune pattern è abbastanza lento negli attacchi, quindi anche fattibile. Chissà nella seconda fase, magari nella seconda fase diventa più incazzato. Cioè sicuramente avrà una seconda fase. C'è la Margite, non ce l'avrà un Lord secondo voi? Ah vaffanculo. Medusa, non ti devi avvicinare, porca di quella miseria. Mamma mia. Tanto lei è immune. Godo. Ok, ha funzionato. Sul muso. Madonna, potessi staccare la testa e fargliela volare. Ok. No, non riesco neanche ad allontanarmi. Ah, l'ho mancato. Medusa, io lo so che ti risulta difficile, però... Niente, non l'ha avvelenato, come l'ho detto. C'eri quasi. Ah, l'abbiamo buttato giù? No. È solo arrabbiato. Cosa ha fatto? Si è amputato un braccio. Non l'ho capita questa. Oddio mio. Che sta facendo? Gli ricresce. Che è sta roba? Oppure si ritira incazzato. Lo dovrò affrontare dopo. Il più nobile dei draghi. Oh, Frank. No. No, non lo risvegliare. No, no, Frank. No, 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 Dio. No, 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 non fare... No. Spero non si svegli. Perché affro... Oh, caspita. Penso che con quella roba mi mastichi per bene. Oh, sì. Oh, sì. E sputerà fuoco. Pensavo si ritirasse e lo dovessi affrontare più tardi. Oh, Dio mio. Ah. Ok, almeno so che la posso schivare questa roba. Io adesso c'ho una paura matta di lui. Questa è la tua tattica, ragazzo. Ok. Mi è chiuso dentro le sue tombe. Via, via, via. Questa è una pioggia meteorica. Ok. Da da da. Pioggia. Io non voglio fare il figo, io voglio solo batterlo. Aspetta che al prossimo colpo mi uccide di sicuro, quindi... Ok, l'avvelenamento è finito, quindi niente. Dio. Ah, cavolo. Ah, certe volte lo fa ritardato, certe volte lo fa così. Oh! Quella cripta che mi ha bloccato. Forza! Ok, avvelenato almeno questo. Boom, ora ti faccio volare la faccia. No!
Oh! Via, 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 via. Questo è un attacco. Quindi è circa 4000 di HP. Non si può questo attacco, madonna mia. Oh! Va benissimo, va benissimo. Ok, di nuovo l'abbiamo... No, si sta per tagliare il braccio, vero? Mi ha preso, nonostante tutto mi ha di nuovo preso. Stai zitto, scemo. Mi ha di nuovo preso. Medusa, non credo tu sia molto resistente al fuoco, quindi ti conviene schivare. No. Ok, l'ho buttato giù, mi piace, mi piace. Sul muso! Fagli volare quella testa di merda. Pam! Godo, godo, godo. No, non godo più, non godo più. Porca miseria. No, questo è molto cattivo. Molto cattivo. Sembra molto mirato a farmi male. Ok, questo è bellissimo. Finché si focusa sulla medusa è bello. È bello così. No, sta per fare di nuovo il terremoto. Di nuovo potente. Vediamo se si focusa di nuovo sulla medusa a lanciare il lanciafiamme. Ok. No, non sembrerebbe un attacco di lanciafiamme. Sembrerebbe un attacco molto più suo. Oh, di nuovo, alla grande. Pam. È fuori dalle palle. Godo. Porca troia. No, no, sta per fare. No, no, mi uccide, mi uccide, mi uccide. Salta, salta ragazzo. Allora, allora. No, 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 no. Non rifare lo stesso errore. L'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo sempre fatto questo errore. L'abbiamo sempre fatto questo errore. Oh, oh, è morto, è morto, è morto. No, sì. Godo, godo, muto, muto. Ciao, bello. Tu non sei proprio niente. Sei un perdente, vedi? Sei un fantasma. Non tornerai da nessuna parte. Gente, sentite questo rumore di sottofondo. Mi pare sia il lamento di un perdente. Le rune maggiori che ottieni sconfiggendo gli araldi dei frammento hanno perso il loro potere benefico. Tuttavia puoi riattivarlo presso le torri divine sparse nell'interregno. Leggi la descrizione di ciascuna runa maggiore per scoprire quale torre visitare. Molto interessante. Runa maggiore di Godric. Ah, oh, rimembranza dell'innestato, qualsiasi cosa sia. Ah, oh, che bello. Guarda con quanta vita, 1 HP contro 1 HP. Ah, che bello vincere così. Ti piace vincere facile? Ci vediamo nel prossimo video. Bello bello Godric. Cioè Godric, Godfrey, Frey e Rick sarebbero. Comunque gente, abbiamo fatto fuori Godric. Cioè, non è stato troppo difficile. Alla fine è stato un po' molto più difficile a Margit, secondo me. Proprio perché era molto più suino. Questo qui semplicemente giocava molto sugli attacchi ritardati. Non ritardati nel senso loro stessi siano ritardati, ma proprio temporeggiava molto e quindi mi fregava molto su quello, sul tempismo degli attacchi. Per il resto, boh, abbiamo sfruttato la medusa per batterlo. E un po' di fortuna, visto che l'abbiamo knoccato due volte. Comunque, gente, approfitto per salutarvi. Terminiamo quell'episodio. Grazie per avermi guardato fin qui. Mi auguro di vedervi nella prossima puntata. Ricordate di lasciare un commento, un like, magari di iscrivervi al canale e condividere con i vostri amici. Vi auguro una bellissima serata. Bella bella!